Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Vieni Spirito d'amore. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, la misericordia, l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Gesù Cristo il Giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio di clemenza e riconciliazione, che offri agli uomini giorni favorevoli alla salvezza perché ti riconoscano Creatore e Padre, aiutaci benevolo ad accogliere con gioia la tua parola di pace e a essere docili alla tua volontà di ricondurre a Cristo tutte le cose. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, nei miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse.
A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Celebra il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore Gerusalemme. Ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco, ed esse mi seguono. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato, Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: è lecito o no guarire di sabato? Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? E non potevano rispondere nulla a queste parole. Parola del Signore. Non lo tirerà fuori subito, anche in giorno di sabato. La fretta che ha Gesù per poter venire incontro alle necessità di questo malato, si accorge e dice Gesù: l'uomo non è schiavo della legge, ma la legge è per l'uomo. Avere questa maniera di poter andare incontro a chi ha bisogno. Ed è la preghiera di Paolo. Paolo che è pronto a dice: io vorrei anche essere uno scomunicato, pur di portare i miei fratelli al Signore. È un po' la preghiera di tanti genitori che dicono: i figli non credono più,
non vanno più a messa. E c'è questa tensione, questa amarezza. È quella di Paolo. Dice, ma hanno una legge, hanno i profeti, hanno tutto e non hanno accolto il Signore. Anche nel Vangelo lo invitano a pranzo per vedere se fa qualcosa contro la legge, per accusarlo. Manca questo senso di amore e di servizio verso l'uomo. Quanto anche noi ci lamentiamo perché gli altri non si comportano in quella determinata maniera. E dice San Paolo, dice Gesù, dobbiamo avere questo senso di poter intercedere presso il Padre. La Vergine Maria a Lourdes, a Fatima e dappertutto dice pregare e mettere le nostri sacrifici per la conversione dei peccatori, avere questo. Però preghiamo sempre per gli altri e per noi. La parola di Dio ci dice, ma perché non incominciamo a soffrire proprio per la nostra resistenza alla grazia di Dio? Siamo noi i primi peccatori che hanno bisogno di essere guariti. Allora vogliamo celebrare la messa della riconciliazione per riconciliarci prima a noi e poi pregare e avere questo senso per la riconciliazione degli altri al Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ricorda, o Padre, che nel tuo Figlio, nostra pace e riconciliazione, hai distrutto nel suo sangue il peccato del mondo. Volgi lo sguardo benevolo ai doni della tua Chiesa e fa che possiamo estendere a tutti la libertà di Cristo, Signore nostro,
egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera di renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vivo e vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane, all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siamo riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui saremo davanti a te santi tra i santi nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi, con i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti, con Andrea e tutti i defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Il sacramento del tuo Figlio, che abbiamo ricevuto, accresca la nostra forza, o Padre, perché da questo mistero di unità attingiamo un amore grande e diventiamo in ogni luogo operatori della tua pace. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera per intercessione di San Leopoldo e per tutti coloro che si raccomandano alle nostre preghiere. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.